considero le terapie avanzate un'opportunità piuttosto che una sfida, perché sono un nuovo strumento che la scienza ha sviluppato per risolvere bisogni di salute insoddisfatti. Quello che dobbiamo cercare di fare è trovare il modo per rendere queste terapie disponibili ai pazienti che ne hanno bisogno. E questo si può fare soltanto attraverso la ricerca, l'applicazione della ricerca nell'accesso a questi pazienti e piano piano trovare quelle efficienze che possono in qualche modo continuare il percorso e aumentare l'accessibilità di queste terapie. Se noi partiamo dicendo che abbiamo un problema, probabilmente quel problema lo troveremo. Se abbiamo un'opportunità, probabilmente riusciremo anche a sfruttarla. Oggi abbiamo avuto la testimonianza delle agenzie sanitarie, Istituto Superiore di Sanità, Agenas, AIFA, che hanno ribadito l'importanza di queste terapie. La comunità scientifica ai massimi livelli ha detto che il futuro è adesso e non possiamo perdere il treno. L'Italia nella ricerca è avanzata, abbiamo un tavolo da giugno dell'anno scorso aperto al Ministero della Salute sulle terapie avanzate che purtroppo non si è ancora attivato. Ecco, quello che chiediamo alla luce anche di oggi è che questo tavolo parta prima possibile e cominci a trovare l'opportunità e non il problema.